20 giugno 2021, apriamo questo video con la spettacolare visione di Monte Greco, del Monte Greco. Eccoci qua, sono le ore 11:35 circa, mi trovo circa a quota 2175 metri di rimpetto a Monte Greco, o perlomeno dietro a Monte Greco c'è la Serra Chiarano. Ed è qui che mi trovo stamattina, proveniente da Passo Godi, attraverso il meraviglioso tracciato del bosco di Serbabella, che sale a mezza costa per circa 4 km, 3 km e 70 per la precisione, per una piacevolissima passeggiata che in quei 4 km circa distribuisce un 300 metri di dislivello, quindi una vera e propria passeggiata di salute attraverso il meraviglioso bosco chiamato Selvabella. Da lì poi si inerpica decisamente a guadagnare lo strazio dell'Affogata per altri 200 metri circa, dove allo strazio dell'Affogata a quota 1009 poi ci si deve arrampicare su queste pendici attraverso un comodissimo tracciato che lo fa girare in questa direzione per guadagnare poi questa cresta ed arrivare finalmente su un monte Rocca Chiarano a 2175 metri. Eccoci qui, anche stamattina assolutamente in solitaria, una giornata che oserei dire meritevole di essere estiva, se non fosse per questa velo di foschia che purtroppo ci vela quello che altrimenti sarebbe stato un panorama ancora più godibile. Si intravedono le vette più belle del parco, c'è davanti a noi il Monte Mattone, poi il Marsicano, lì in fondo c'è il Monte Godi e poi tutta la sventagliata dei Monti della Meta, ma si vedono appena appena il Monte Greco, la Valle Pistacchia da questa parte e poi vediamo anche gli impianti del Pratello là in fondo. Ed eccoci qua, eccoci qua. 20 giugno 2021, ragazzi. Passeggiatina di salute dopo il Monte Amaro di ieri, dopo gli allenamenti del running settimanali. Oggi le gambe reclamavano un po' vendetta, ma insomma, siamo ancora qui. Le ultime lingue di neve che resistono ancora su Rocca Chiarano. Quest'anno veramente la neve ce l'ha fatta sentire in tutte le salse, abbondantemente. Peccato per questa foschia, altrimenti veramente sarebbe ancora più godibile tutto il panorama che si può godere da quassù. Se avessi le gambe più fresche, quel Monte Greco mi sta veramente chiamando, ma veramente le gambe stamattina pizzicano dal dolore. Vabbè, allora, ragazzi, dai 2175 stamattina, ancora un salutone da Corradino, sperando che anche questa capatina vi abbia fatto piacere. A me tantissimo, devo dire la verità. Mi aspetta la classica consueta colazione di metà mattinata. E a presto per le prossime ulteriori avventure. Ciao ragazzi!